un'attenzione straordinaria sull'incontro che si è tenuto con il MIUR sulla mobilità. Diamo lettura del comunicato stampa unitario. L'azione unitaria dei sindacati rappresentativi della scuola ha determinato un cambio di passo sulle questioni generali della mobilità, con un primo avanzamento grazie al tavolo politico che ha portato a superare l'iniziale rigidità dell'amministrazione. E questo è il giudizio sull'incontro di ieri pomeriggio al MIUR. L'amministrazione ha riconosciuto la funzione del contratto come strumento per superare gli squilibri e le iniquità introdotte dalla legge 107/2015 sulla mobilità, in particolare le differenze di trattamento tra docenti già di ruolo e quelli assunti nelle diverse fasi del piano straordinario assunzioni. Gli esiti dell'incontro consentono nell'immediato la ripresa della contrattazione sulla mobilità, che è stata fissata il giorno 8 gennaio. Molto ancora il lavoro da fare. L'impegno dei sindacati scuola continua al fine di raggiungere il comune obiettivo di garantire oggettività, trasparenza ed equità nelle operazioni di assegnazione alle scuole del personale docente. Ma sentiamo da Roma Gianluigi Dotti della Direzione Nazionale della GILDA. Il Ministero, alla presenza del vice capo di gabinetto, dottor Pinneri, ha portato un primo importante risultato per le organizzazioni sindacali: il ritiro della bozza della proposta fatta dal Ministero sulla mobilità, bozza che avevamo come Giglia gli insegnanti dichiarato irricevibile, visto il rispetto dell'aderenza totale alla legge 107 del 2015, in particolare alla questione degli ambiti territoriali in funzione della chiamata. Gli insegnanti ha segnalato al Ministero la propria netta contrarietà all'utilizzo degli ambiti territoriali in funzione della chiamata diretta, in quanto ritiene incostituzionale la chiamata diretta, perché viene meno con la chiamata diretta l'imparzialità della pubblica amministrazione. Giudice degli insegnanti riprenderà le trattative con il Ministero sulla mobilità, visto che il Ministero ha ritirato la bozza che era dichiarata irricevibile. Naturalmente la sottoscrizione dipenderà da cosa si riesce a ottenere nel testo del contratto di mobilità. In questi ultimi giorni sta girando sui social network la notizia che il concorso atteso per la fine dell'anno presenterebbe 63.712 posti totali. Non sappiamo ancora quando sarà pubblicato il bando, che conterrà le istruzioni per la presentazione delle domande, in quanto bisognerà attendere l'approvazione definitiva del regolamento sulle classi di concorso. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.